Ragazzi, avete capito bene? Ho un nuovo contenuto, ma non un contenuto qualsiasi, ragazzi. Questa è una top show. Ragazzi, benvenuti in una top show. Le top show, ragazzi, sono delle top 10 che farò da adesso fino a tutta la durata del mio canale, se non mi fallirà, ovviamente. Sostanzialmente, ragazzi, sono delle top 10 che non andrò a parlare ovviamente soltanto di videogame, ma andrò a parlare di film, di cartoni animati, di tutto quello che volete. Quindi, ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti quale sarà il prossimo argomento come top 10 che dovrò portare. Una premessa, ragazzi, le top show, ragazzi, sono forse le top più uniche che mai. Quindi lo so che adesso ci ammazzeremo nei commenti, perché questa, ragazzi, è la top 10 videogiochi per PS2. Quindi, ragazzi, già so che ci ammazzeremo nei commenti, quindi state calmi che io sono pronto. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere se la pensate come me. Questi giochi vanno dal valore affettivo, ovviamente. Non vanno per dal punto di vista, ovviamente, critico quel gameplay di là. No, ragazzi, no. Questo è un dal punto di vista affettivo. Andrò a parlare pure di rivoluzione, perché forse a me proprio rivoluzione è una parola che mi fa impazzire, ragazzi. Perché rivoluzione in un gioco vuol dire cambiare il gameplay, la storia. Nelle nostre menti è un gioco che ha rivoluzionato. Quindi, ragazzi, possiamo dirlo al primo episodio. Sigla. Al decimo posto, ragazzi, nella mia top troviamo PES 2011. Ok, già so che ci ammazzeremo nei commenti perché non ho messo FIFA. Allora, ragazzi, ho messo PES 2011 perché è il gioco di calcio migliore che potevano fare per PS2. È stato, penso, un gioco che ha rivoluzionato proprio tutto, grafica, comandi di gioco e tutto, anche se ci sono molte cose da migliorare, ovviamente. Stadi falsi, non stadi attuali, per esempio l'Olimpico, c'era lo stadio Konami, io che da piccolo pensavo fosse uno stadio vero, invece era soltanto un'invenzione del gioco. Quindi molte cose da migliorare, ovviamente dal punto di vista stilistico, però si poteva fare assolutamente tutto, ragazzi. Per quanto riguarda grafiche e comandi di gioco, PES 2011 è stato una figata assurda. Non ho messo FIFA, ragazzi, perché gli altri FIFA hanno rivoluzionato il tutto, però in questa top ho messo i miei migliori giochi. Quindi penso, ragazzi, che PES 2011 possa meritarsi assolutamente la decima posizione. Al nono posto, ragazzi, non possiamo non trovare Tekken 5, che è stato il miglior Tekken fatto per PS2. Dopo lo scarso successo di Tekken 4, arriva su PS2 questo meraviglioso gioco che ha rivoluzionato in maniera assurda il gameplay. Era bellissimo, ragazzi, io me lo ricordo ancora. E se volete, comunque, in un video, se questo video per esempio arriva a 20 like, lo possiamo andare ovviamente a provare. Quindi, come vi dicevo, ha rivoluzionato in maniera assurda il gameplay. E una cosa che a me ha stupito molto è stata la storia. Che quando ho visto questo trailer per la prima volta, dicevo, ma non so se è un granché. Non mi convinceva a comprarlo, anche comunque se ero piccolo e quindi c'era sempre questa cosa, oddio, devo comprare l'ultimo gioco perché i miei amici ce l'hanno. Però Tekken 5, ragazzi, non mi ha mai convinto dal punto di vista della storia, ma quando lo sono andato a giocare è stato proprio bello, bello, bello. Si potevano fare nuove combo, si potevano fare tantissime modalità, per esempio Time Attack, che penso che sia la modalità di Tekken 5 che ho amato di più. Si potevano fare tantissime, ma tantissime cose. Quindi indubbiamente alla nona posizione troviamo Tekken 5. All'ottava posizione, ragazzi, vi metto un gioco un po' inaspettato che il 90% di voi non conoscerà: Scooby-Doo First Frights. Perché di questo gioco? Perché nella top io ho messo dei giochi che comunque mi davano tantissimi ricordi. E questo è stato il gioco che mi ha dato più ricordi in assoluto. Era molto nostalgico perché l'ho giocato più di 40 volte da piccolo, dove ero anche in una mia vecchia casa, quindi ancora più ricordi. E che cos'era il gioco? Erano comunque quattro storie.
dove dovevi andare a scoprire il colpevole e si poteva giocare in co-op, quindi già questa è una cosa bellissima, anche se in PS2 lo troveremo in altri giochi. Quindi indubbiamente in ottava posizione io ci ho messo questo meraviglioso gioco, che dopo, proprio per il successo, uscirà per Wii e Nintendo DS. Ah, un colpo al cuore questo, ragazzi. Solo in settima posizione Pac-Man World 2, ragazzi. Lo so che comunque ho fatto un all game, quindi sapete l'importanza di questo gioco. Però, ragazzi, l'ho dovuto mettere in settima posizione perché altri giochi che hanno rivoluzionato meritavano posizioni più alte. Questo c'è da dirlo. Però per me Pac-Man World 2, ragazzi, ha completamente rivoluzionato tutta la PS2, perché è stato uno dei primi giochi. Anzi, se non sbaglio, il primo gioco insieme a un altro che non mi ricordo qual era, ragazzi, penso mi sa Kung Fu Panda, oppure un altro, non me lo ricordo, ragazzi. In pratica Pac-Man World 2 per me ha rivoluzionato tutto. Poi Pac-Man io già lo conoscevo, sapevo soltanto questo gioco che state vedendo adesso esisteva, però questo non l'avevo mai visto. E quando ho comprato Pac-Man World 2, all'inizio mi facevo incavolare, non lo volevo giocare più. Infatti spaccavo le cose, mia mamma che mi strillava, mamma mia quanti ricordi. Pac-Man World 2 però, dopo che l'ho rigiocato, è stato proprio nel mio cuore, ragazzi. Infatti ho fatto l'all game e rigiocando l'all game, ragazzi, ho visto che comunque meritava tantissimo rispetto ad altri giochi per PS2, anche presenti nella top. Però come ho detto, li ho dovuti mettere in altre posizioni, anche in posizioni più alte, perché forse meritavano di più. Anche se per me, ragazzi, Pac-Man World 2 resta sempre nel mio cuore. Ragazzi, sesta posizione troviamo, ovviamente, dall'intro Kung Fu Panda, che è stato per me il gioco che ha rivoluzionato tutto nel mondo della DreamWorks e quindi nel mondo di Kung Fu Panda. Perché se voi avete visto il film dell'animazione, ragazzi, mi sa un paio d'anni dopo oppure un anno dopo è uscito il gioco che ha fatto un remake. Quindi, ragazzi, il remake è stato proprio il remake, il gioco della storia normale. È stato bellissimo, ragazzi. Un livello brutto in Kung Fu Panda non esiste. Forse c'erano livelli più noiosi, ma comunque, ragazzi, tutti i livelli erano a tema e hanno saputo comunque farti prendere. Quindi ogni livello dovevi stare là a vedere cose secondarie, ragazzi. Infatti dopo le cose secondarie ovviamente le ho sbloccate dagli all game, anche se quello all game, ragazzi, lo avrei potuto giocare in maniera diversa con migliori riprese. Però, ragazzi, dal punto di vista affettivo, Kung Fu Panda resta il migliore per me, che si merita la sesta posizione, meritata assolutamente. Ragazzi, ci stiamo sempre più avvicinando alla prima posizione. In quinta troviamo, ragazzi, un gioco che a me ha proprio stupito, Crash to Insanity, che è stato un gioco, ragazzi, bellissimo, il miglior Crash Bandicoot che hanno fatto per PS2. Ora lo so che nei commenti mi ammazzerete, ci ammazzeremo tantissimo, però dal punto di vista della storia e dal punto di vista del gameplay, ragazzi, Crash Bandicoot to Insanity è stato il migliore. Proprio per tutte le avventure che ha dovuto subire Crash Bandicoot. E una cosa che ho notato, ragazzi, era che non era a livelli, ma era proprio tutta una storia, ragazzi, dove potevi prendere tante vie che rivoluzionavano il gioco e quindi lo cambiavano. E quindi questa è stata una cosa bellissima, ragazzi. Ovviamente il suo nemico era Cortex, come stavate vedendo, ed era una storia proprio tutta a sé. Comunque, ragazzi, Crash Bandicoot Twin Insanity se l'è giocata in quarta posizione, ovviamente con un altro gioco, però comunque penso che questo, ragazzi, sia il miglior Crash Bandicoot. Fatemi sapere nei commenti se ci avreste messo un altro Crash Bandicoot nella top. Ragazzi, prima del podio troviamo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Ovviamente Dragon Ball Z, ragazzi, lo conosciamo tutti. Se la giocavano questo e Crash Bandicoot. Crash Bandicoot l'ho messo prima
perché in pratica, ragazzi, solo dal punto di vista affettivo, Dragon Ball io lo sto vedendo pure adesso, per esempio Dragon Ball Z me lo sto rivedendo, e so che comunque Dragon Ball Z l'abbiamo amato tutti, già ai tempi quando usciva su Italia 1, ragazzi, io non ero ancora nato, per farvi capire, e comunque Dragon Ball Z era già famoso di suo. Però parliamo del gioco, è stata una rivoluzione dal punto di vista del gameplay, è una cosa che comunque mi era rimasta impresso, che per andare a fare una determinata storia tu dovevi andare in volo comunque, e quindi vedevi già tutta la mappa dall'alto, e questo era bellissimo. Ovviamente, ragazzi, erano usciti parecchi altri giochi anche dopo, che comunque hanno amato di più di Budokai Tenkaichi 2, ma rispetto agli altri giochi che sono usciti sia prima che dopo, questo secondo me è stato il perfetto, è stato proprio la perfezione di un gioco che per me poteva rappresentare Dragon Ball a quei tempi. Siamo arrivati, ragazzi, finalmente al podio, e in terza posizione, ragazzi, troviamo Tomb Raider Legend. Voi sapete il mio valore affettivo per questo meraviglioso gioco, il game migliore, ragazzi, che ho fatto nel mio canale, anche se comunque potevo giocarlo sempre in maniera diversa e col migliore di prese, ragazzi, però comunque Tomb Raider Legend lascia parlare da sé. Ha rivoluzionato tutto, tutti i Tomb Raider prima, tutto il gameplay, ragazzi, la storia, che è stata bellissima, la storia di Tomb Raider Legend, da non sottovalutare. Ovviamente, ragazzi, è uscito nel 2006, io avevo 2 anni e l'ho giocato dopo, però per quelli che comunque l'hanno giocato in quell'anno sanno l'importanza di questo gioco nel mondo di PS2, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, l'ho messa in terza posizione, potevo metterlo pure prima perché gli altri due giochi meritano di più, secondo me, da un punto di vista rivoluzionario, e ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda il mondo di PS2, però Tomb Raider Legend, ragazzi, voi sapete che è il mio punto debole, è il gioco più bello che forse ho mai giocato per PS2. Ragazzi, nella seconda posizione troviamo un gioco vecchissimo, ma comunque uno dei migliori giochi per me per PS2, Shrek 2, che nel 2004, quando io ero nato, era uscito questo gioco. L'ho giocato dopo 4 anni, ero proprio davvero piccolo, e dal punto di vista nostalgico è il migliore, ragazzi. Ovviamente sappiamo che all'inizio PS2 era già in sé per sé una rivoluzione, però Shrek 2, ragazzi, ovviamente il film è andato benissimo e il gioco, ragazzi, è stato pazzesco. Si poteva giocare in due pure questo, e qua, ragazzi, il primo, forse uno dei primi giochi che si poteva giocare in due per quanto riguarda la storia, ragazzi, parliamo sempre della storia, e quindi, ragazzi, è stato proprio una rivoluzione per me, non l'ho mai finito da solo. Quando poi l'ho rigiocato insieme a mio cugino, ragazzi, ovviamente l'abbiamo finito in seconda posizione, quindi lo merita assolutamente lui. Ragazzi, in prima posizione troviamo il miglior gioco del secolo, GTA 5 Sant'Andreas, che molti di voi conosceranno, ovviamente lo conoscono tutti, ragazzi, che proprio dai critici è stato fino ad oggi riconosciuto come uno dei migliori GTA innanzitutto, e uno dei migliori giochi per PS2, anche se per me, ragazzi, è il miglior gioco per PS2. Fatemi sapere se nei commenti la pensate come me, ovviamente, ragazzi, e che c'è da dire, il gameplay, ragazzi, è stata una cosa spaziale. E poi rispetto a Vice City sono cambiate moltissime cose, ragazzi, lo slot delle armi, la modalità di guida, la modalità di combattimento, un po' tutto, ragazzi. Poi ovviamente la storia è stata una delle migliori storie di GTA, che comunque, anche se comunque era un po' come posso dire, secca, loffia, ecco, loffia, ragazzi, però comunque ovviamente molti hanno considerato la storia di GTA 5 Sant'Andreas come una delle migliori storie di GTA, e comunque non posso dargli torto, comunque, perché la storia è stata molto bella. Una cosa che ha rivoluzionato è stata la mappa, ragazzi, una mappa completamente aperta, quindi ovviamente, ragazzi, in prima posizione troviamo GTA 5 Sant'Andreas.